Mi piace immaginare Snake che fissa questo laconico rapporto della sua neonata divisione di soldati contro rivoluzionari per interi minuti, privo di espressione. Jonathan, come ho detto, non viene citato mai più in nessun altro Metal Gear ispirato alla figura di Big Boss, e non credo si possa affermare che sia un personaggio particolarmente interessante. Non ne conosciamo mai il volto né la storia passata. Portable Ops lo sfrutta come silenzioso ma diligente braccio destro di Snake sul campo fino alla sua dipartita, che è un elemento imprescindibile della sceneggiatura del gioco. E questo è curioso. La morte del nostro luogotenente è un evento obbligato al quale non possiamo ribellarci pur eliminando Jonathan dalla squadra Alpha o da qualsiasi altra unità di combattimento. È un chiaro messaggio diretto alla nascente figura del nuovo Big Boss, non più ultima ruota del carro per quanto specializzata, ma comandante di una legione dipendente dalla sua leadership. La vita dei suoi soldati dipende da lui, ma non sempre potrà salvaguardarla. Eppure, anche in quel caso, lui ne sarà responsabile. È il fardello del comando, la maledizione del condottiero. E Jonathan non ha ricevuto in dono una morte gloriosa, drammatica e indimenticabile come The Boss, i cui ultimi atti sono stampati indelebili nel nostro cervello. È stato colpito, si è accasciato ed è morto. Non sapevamo niente di lui e non ne sapremo mai più, ed è certo il primo di una lunga lista. Il vero Metal Gear è stato trasportato al silo di lancio. Presto Jin sarà in grado di lanciare un attacco nucleare sulla Russia o minacciarla tramite esso, per garantire la fondazione della nazione neutrale che desidera all'interno del territorio colombiano. Ok Campbell, non solo sei giovane e provolone, ma sei senz'altro non scritto da Kojima. Come puoi dirmi su con la vita? Jonathan è morto! Nessun decesso terribile e strappalacrime dell'intera saga è riuscito a prepararmi adeguatamente a un momento simile. Sei senza cuore! I cancelli del silo di lancio sono sorvegliati a vista. L'esercito di Snake non ha più uomini e mezzi per un attacco frontale. Campbell suggerisce di far saltare il quadro di distribuzione causando un opportuno blackout. È un po' la tua risposta a tutto in questo spin-off, vero Roy? Vada, Maggiore Raikov, si renda utile. La bomba messa a punto dalla sezione ricerca e sviluppo ha un timer di 5 minuti. La si piazza sul quadro e si fugge via senza fretta, o almeno questo è il piano. Null, il soldato perfetto, ha invece intenzione di trattenerci per la sfida finale contro John. Null non fa distinzione tra camerati e nemici, si apre la strada a colpi di macete e domanda a Snake per quale motivo egli si ostini a vivere. Che cosa spera di ottenere? Where is he? Where is that man? Found you. Tell me, why are you still alive? I used to get dreams about my comrades. They'd come save me with strong arms and laughing voices. When I woke up, I had nothing. No joy, no sorrow, no hatred, no memory. When I wake up from the darkness, all I see are the bodies of men I've killed, lying in front of me. My memory is riddled with corpses. I know. Everybody dies. Crime, disease, accidents, war. No matter how noble a person you are, no matter how good a soldier, there are no exceptions. Even if I don't kill them, they die. This world is full of death, and yet you won't be killed. Why? Why do you still live? What do you hope to accomplish by living? Fin dalla prima battaglia contro Null, Snake ha avuto sospetti sull'identità perduta del giovane. In Mozambico nel 1966 aveva avuto a che fare con un bambino soldato dai lineamenti caucasici e i capelli chiari, che combatteva con le milizie ribelli che cercavano l'indipendenza dal Portogallo. Il bambino era stato in grado di uccidere decine di soldati nemici usando soltanto un coltello e una freddezza da predatore che gli era valsa l'appellativo di cacciatore. Frank the Hunter, Jäger in tedesco, da dove si supponeva provenisse la famiglia originale, Frank Jäger. Frank Jäger. My name. Don't do this. The strong arms, allies who will help you, are somewhere else. No. I am the perfect soldier. Where I exist, there are no other soldiers. So I don't need a name. I am Null. And when you're dead, I can go back to being Null.
Il futuro Grey Fox non ha cambiato tattica dallo scontro precedente, alternando 3 o 4 sventagliate di mitragliatore quando Snake sarà a portata di tiro a devastanti colpi di macete. L'arena è più vasta e dotata di un maggior numero di oggetti dietro i quali ripararsi, rendendo il quarto duello di Portable Ops a mio parere più abbordabile di quanto si possa immaginare. Non dovremmo fare altro che, passatemi il termine, inceppare la scarsa intelligenza artificiale di Null intorno a una piccola struttura come un container e attendere la sua operazione di ricarica per rubargli punti vita. Personalmente ho preferito sconfiggerlo con la pistola tranquillanti, in virtù del fatto che John, essendosi ricordato di lui, credo desideri soltanto metterlo KO senza infliggergli altro dolore. La cancellazione regolare e sistematica della mente del giovane durante gli ultimi 4 anni non ne ha eliminato del tutto Big Boss. Snake è pentito di averlo consegnato a un centro di riabilitazione americano quando lo sconfisse in Mozambico, non poteva sapere che i filosofi l'avrebbero sequestrato e utilizzato come cavia da laboratorio. Null ci perdona, grazie a questo nuovo incontro Frank Hunter può essere salvato una seconda volta. Snake lo porta via dalla mercé dei filosofi e del comandante Jean poco prima che la bomba esploda. You're always there to save me. You help me fill the void inside. Let's get going. It's time to blow this place. La penisola di San Geronimo viene avvolta dall'oscurità per 5 minuti, il tempo a nostra disposizione per superare i dispositivi di sicurezza e infiltrarci nel silo di lancio. Snake evita telecamere di sicurezza, le prime dopo 3/4 di gioco, e assiste ai preoccupanti problemi di memoria a breve termine delle guardie che scrivono le frequenze radio per aprire le porte direttamente su muri e soffitti. Il montacarichi che conduce nella camera in cui il vero Metal Gear è stato trasferito è quasi identico alla serie di trasporti verticali della base di Shadow Moses. Qui la missione viene messa a repentaglio dal tenente Cunningham a bordo di una postazione armata volante. L'uomo non è più interessato a chiederci dell'eredità dei filosofi, il suo atteggiamento è cambiato. Incominciamo a intuire come questa operazione abbia una sorta di regista occulto che ha riposto grande fiducia nelle abilità di Big Boss. Stando alle parole di Cunningham, siamo già liberi di andare. La missione, di cui naturalmente Snake ignora l'esistenza, può ritenersi conclusa. All right then, Snake. I'll explain it to you. I don't answer to G. What? The CIA may control Fox, but I don't answer to them either. My employer is the U.S. Department of Defense. What do you mean? Everything you've seen so far. Surely you know the CIA and the Pentagon aren't on the best of terms. You're talking about a fight over budget? No, not that. The Bay of Pigs invasion in 1961. The covert ops in North Vietnam. Sappiamo che i filosofi americani si sono separati in due correnti in crescente contrasto, il Pentagono, ovvero l'ordine precostituito, per così dire il governo così come lo intendiamo, e i servizi segreti, la CIA, guidati da un gruppo ribelle degli stessi. L'Unione Sovietica versava in una situazione del genere ai tempi dell'operazione Snake Eater, con il KGB intenzionato a rovesciare Khrushchev per installare al suo posto gli alleati Brezhnev e Kosygin. Il crescente potere della CIA, la quale aveva già scavalcato più volte l'autorità del presidente nel corso dell'ultimo decennio, ha infine spinto il Pentagono ad agire. Jean è stato messo nelle condizioni di rubare il Metal Gear, prendere possesso di San Geronimo e organizzare un bombardamento nucleare ai danni della Russia dagli Stati Uniti in persona. L'America vuole che le trattative per la fondazione di un nuovo stato militare falliscano, cosicché il comandante della Fox non abbia altra scelta se non quella di condurre il mondo verso una possibile terza guerra mondiale. Invece no, asserisce Cunningham, perché seguendo il piano del Pentagono l'America non dovrebbe correre alcun rischio. La base in Colombia è sovietica, il progetto del Metal Gear pure, così come le testate atomiche che monta, e il comandante Jean è adesso un criminale riconosciuto sotto la responsabilità dei servizi segreti. La colpa ricadrebbe quasi esclusivamente
direttamente su di loro, fornendo al Pentagono la scusa perfetta per dare il via a un taglio di teste mai visto prima. L'intero impianto della CIA verrebbe riformato e i filosofi buoni non avrebbero più alcuna concorrenza politica, nemmeno la povera Russia ridotta in macerie. Ogni altra prova, ci mostra l'uomo, verrà cancellata dal lancio di un missile Davy Crockett portatile. L'America non ha problemi a lasciar morire centinaia di soldati sovietici, se questo significa portare a termine il piano come preventivato. Ma Snake sarebbe un grande valore aggiunto per la causa dei filosofi. Non è necessario che si sacrifichi, il Pentagono è lieto di come abbia condotto le operazioni fino a questo punto. Ha messo così tanto i bastoni fra le ruote a Gene da costringere il comandante ad accelerare le operazioni senza più bleffare. Tutto come previsto, l'attacco nucleare si farà e sarà stato grazie a noi. Ora John deve farsi da parte, tornare a casa, raccogliere premi ed encomi e lasciare che Gene bombardi la Russia. C'è un elicottero che lo aspetta. It's part of the Pentagon's plan. And we can't have you disrupting that too. There's a heliport on top of this base. Get on the chopper, Snake. Once Metal Gear has been launched as planned, we'll take you back to the States. After this place is nothing but cinders, you'll be a hero once again. It won't be the CIA congratulating you, but you'll get over it. What do you think you're doing, Snake? Are you still blinded by your loyalty to the CIA? What has the CIA ever done for us in Fox? They sent us on the most brutal missions, and when I came back wounded, they shuffled me to a desk job. They did the same to you, too. They cast your mentor, the mother of our special forces, out into a foreign land and left her there to die. Don't tell me you're doing it for the Russian soldiers here. Pathetic fool. Go to the heliport, Snake. I'm not letting you through. Go back. Snake non lo sta facendo per fedeltà ai filosofi o all'ex unità. Dopo tutto questo tempo ha semplicemente preso una decisione che gli appartiene. Big Boss ha rifiutato la comoda via d'uscita di Cunningham per salvaguardare i soldati della base di San Hieronimo e impedire che il Metal Gear minacci l'ordine mondiale. Ha rifiutato di sacrificare non se stesso, bensì tutto ciò in cui crede, per non fare la fine di The Boss, un soldato schiavo del desiderio delle nazioni in conflitto. L'agente del Pentagono deve quindi tentare di fermarci. La battaglia si compone di due azioni distinte da ripetere lungo l'intero scontro: colpire la piattaforma di Cunningham con armi pesanti per abbassarne la quota rendendolo vulnerabile e infine mirare all'uomo con una pistola o un mitragliatore. Cunningham ci ha avvertito, da questo momento Snake e gli Stati Uniti d'America saranno ostili. Al momento abbiamo altro a cui pensare, il comandante Gene. Snake, if you'd just gone home to America, you and I would have been given the highest honors a soldier can achieve. And now, look what you've done. But I'm not gonna die alone. I'm taking you with me. Cunningham, no! Snake trova Gene nella sala comandi del silo di lancio del Metal Gear Russia. Ai suoi piedi si trovano alcuni degli ingegneri che hanno lavorato al carro, suicidi per volontà di Gene stesso. Snake tenta di rivelare al comandante la farsa ordita dal Pentagono, ma egli sembra già essere al corrente della verità. Ha finto di comportarsi come un burattino ignaro allo scopo di tradire tutti al momento opportuno, mettendo in atto il suo vero progetto. Gene vuole cancellare tutti i filosofi americani dalla faccia della Terra.
Sfruttando un brevetto sovietico lanciato da una base russa in Colombia, la colpa non potrà che ricadere su Brezhnev, ponendo le basi per un conflitto armato su scala mondiale, durante il quale gli Stati Uniti rimarranno privi di una guida politica. Il sogno di Gina di creare una nazione di soldati liberi non era una menzogna, ma sa che non avrebbe mai potuto mantenerla sotto l'ombra dei filosofi di entrambe le superpotenze. La nozione stessa di territorio è ormai superata. Più che uno Stato sarà necessaria un'organizzazione intangibile, irrintracciabile, capace di dettare legge da un trono invisibile partecipando a qualunque guerra sulla faccia della Terra senza un territorio da difendere. But this peninsula is not the right place for it. Our nation will be an organization of shadows, without shape or form. We will lurk deep underground and intervene in conflicts all over the world. History will be ours to control. I will accomplish what the hollow shell of the philosophers could not, with a superior breed of soldier. This organization will be the true peninsula of the dead. I call it Army's Heaven. Army's Heaven. I will not allow the world to be a playground for abstract national interest and petty political gambits. I will use superior force of arms to achieve superior force of will. Thus, I will make the world whole again. For I am the successor, and this is my calling. You're nothing but a dictator. What? Snake è contrario alla gestione totalitaria che Gin intende instaurare all'interno dell'organizzazione, ma in quanto prodotto del progetto successore, il comandante della Fox è certo di essere il leader perfetto in grado di condurre il giusto manipolo di soldati al dominio del mondo. Snake ritiene che Gin non sia nemmeno degno di nominare The Boss, ma qui il comandante lo sorprende rivelando un atroce segreto dietro l'operazione Snake Eater, che io personalmente ritengo sia l'elemento in assoluto meno canonico di tutto questo spin-off. Secondo Gene, il lancio del Davy Crockett per mano di Volgin nel 1964 non fu un incidente che costrinse gli Stati Uniti a ridisegnare l'intera missione, obbligando Snake a essere richiamato per uccidere il suo mentore, bensì un piano crudele ordito fin dal primo istante. The Boss fu da sempre agnello sacrificale e John da sempre il suo inteso assassino. Fermiamoci un istante. Quanto di vero c'è in tutto questo? Non è possibile una roba del genere! È possibile, è la prima volta che sento una cosa del genere di Alberto, non è mai stato in mezzo a queste cose. Come hanno potuto i servizi segreti americani convincere Volgin, il quale stava già portando avanti un piano tutto suo per accrescere il proprio potere, a lanciare quel missile nucleare portatile proprio per farsi fregare grazie al sacrificio inaspettato di The Boss? Cosa ci avrebbe guadagnato? È Volgin il vero eroe che si è sacrificato per una nazione non sua? Non intendo neanche provare a crederci. Gene nomina uno stratega di cui la saga non farà mai più menzione negli episodi successivi, il tipo che dovrebbe fra le altre cose aver convinto Volgin a lanciare il Davy Crockett. Anche ammesso che abbia ingannato il colonnello sovietico assicurandogli che non sarebbe stato un problema distruggere il laboratorio di Sokolov, l'idea cozza alquanto con la scena finale della missione virtuosa in cui Volgin sembra voler collaudare il lanciarazzi di pura iniziativa. Peace Walker smentirà direttamente questa sconclusionata teoria di Gene, che a questo punto potremmo aggiustare nel contesto della saga, affermando che il comandante abbia voluto confondere Snake attraverso uno dei suoi giochetti mentali per convincerlo a desistere e a unirsi a lui. La volontà di John tuttavia lo rende incapace di desistere, e Gene si avvia verso la console di comando per dare il via al lancio in orbita del Metal Gear. Stop! You're too late! All preparations for Metal Gear's launch are complete. What the? Who? Ursula! Stay out of my way, Ursula! Nuclear warheads must never be used. They are terrible weapons. Everything dies. People, animals, trees, the earth. Even today, they suffer still. I know their pain, their suffering, their cries, their hatred. Gene non può più tentare di argomentare le proprie idee contro Elisa, Ursula. La ragazza gli ha letto nella mente, ha visto cosa vi si nasconde ed è determinata a porvi fine. Sfortunatamente per lei, le abilità di Gene, come abbiamo visto, non si limitano ai poteri mentali. But it's no use. You can read my mind.
but you can't keep up with my body. Elisa! Ursula è priva di difese di fronte alla velocità inumana di Jean, che la coltella e ne lascia cadere il corpo al piano sottostante. Le due visioni di Elisa e Ursula collimano verso un'unica immagine del futuro. Big Boss è destinato a grandi, orribili imprese. Tutto avrà fine con i suoi figli. Sebbene Snake sia sterile, Elisa è sicura che nasceranno. I will. Don't try to talk. Don't worry. I'm okay. Snake. Oh, Snake. Everything is clear now. The futures we saw were one and the same. Snake, you will destroy Metal Gear. And you will create a new Metal Gear in its place. Your children, les enfants terribles. Snake, your son will bring the world to ruin. Your son will save. What are you trying to say, Elisa? Elisa! This is the end, Snake. Metal Gear has already entered launch mode. Trajectory calculations and target locations have been set. No one can stop it now. Not even you, should you defeat me. But I know you won't let me go without a fight. And I too have a reason to fight you. To prove who I really am. Let's find out who the true successor is, Snake. Let's finish this. I due successori di The Boss arrivano allo scontro finale. Uscirne vivi senza una buona dose di razioni è assai arduo, dato che Jean farà fin da subito uso dei suoi poteri per abbattere il vigore di Snake. Nelle sue parole risuona l'ultimo discorso che The Boss gli fece a Zelino Yarsk, segno che Jean deve essere stato ben informato da un testimone diretto dell'operazione Snake Eater. Le granate stordenti impediranno al comandante della Fox di proseguire con i trucchi mentali. Jean comincerà allora a lanciarci coltelli a grande velocità, non ho idea di dove li tenga, rispolverando a intervalli regolari la carica di testa in stile corrida simile a quella di Liquid Snake sulla cima del Metal Gear Rex. Schivare questo particolare attacco è una delle tattiche più efficaci per abbattere Jean in breve tempo, approfittando dei secondi in cui rimarrà immobile a riprendere fiato. Se ci avvicineremo troppo nel corso della battaglia, l'avversario replicherà con mosse CQC, per poi continuare la danza dei coltelli o ripetere il mantra ipnotico sulla stamina di Snake. What's it going to be? Loyalty to your country? Or loyalty to yourself? Why'd you defect? I didn't. I'm loyal to the end, to my purpose. What about you, Jack? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? The mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? Your country or your old mentor? Jean si accascia su una delle console d'emergenza, colpito a morte da un semplice uomo in carne e ossa come John. Forse è vera la storia, dice, secondo cui alcune persone siano dotate di geni capaci di renderle automaticamente idonee al combattimento. Snake non può più interrompere il lancio del Metal Gear. Jean ha avuto il tempo di attivare il countdown finale.
Il silo necessita di essere evacuato, ma prima il nostro nemico ci fa dono di un tesoro prezioso. Gene lascia tutto il suo credo in eredità al rivale, il quale, per quanto non ne approvi la condotta, non dimenticherà mai l'impulso fornitogli dal risultato del progetto successore, la ribellione al potere politico occulto e il rispetto dei soldati come individui meritevoli di combattere solo per ciò in cui credono davvero. Se The Boss fornì a John l'idea che lo portò ad alienarsi dai servizi segreti alla ricerca di un nuovo scopo nella vita, Gene gli ha appena regalato un piano e i mezzi per mettere a frutto ogni sua futura intenzione. The one who fights and survives must carry on the legacy. Such is our fate. Go, Snake. I've said everything I need to. You are the one who will inherit my genes. You are the true successor. Be loyal to yourself. Go forth and find your own calling. Gene! Il lancio del razzo non può più essere interrotto, ma Snake ha qualche speranza di riuscire a danneggiare fatalmente il carro prima che si faccia largo nell'atmosfera. Sokolov ci avverte, il Metal Gear ha una corazza resistente, è quasi impossibile riuscire a danneggiarlo nei pochi secondi rimasti senza rischiare di causare l'esplosione dell'intero complesso. Snake decide di rischiare. It's not working! Tutto il suo neonato esercito accorre colpendo il Metal Gear con ogni arma a disposizione. Sono soldati russi che aiutano un combattente senza più patria a evitare un bombardamento sul suolo degli Stati Uniti. Una gran bella dimostrazione. Grazie al loro intervento, i dispositivi del Raja vengono danneggiati al punto tale da non sostenere le operazioni di rientro. Snake, do you read me? Metal Gear! Metal Gear is on its way! You did it, Snake. You succeeded in destroying Metal Gear. Metal Gear has deviated from its course and is in free fall. Sensors show that the nuclear warhead launch tubes have been shut. Well done, Snake! Snake? Stacco. A Langley, il Pentagono, il direttore della CIA fugge verso un bunker scortato dalle guardie del corpo. Reca in mano dei documenti top secret. Revolver Ocelot ne ostacola la via per la salvezza. I due si sono già parlati 6 anni fa nella scena post titoli di coda di Metal Gear Solid 3. Il direttore porta con sé nella valigetta la lista delle identità dei filosofi americani, nonché le coordinate bancarie della metà dell'eredità dei filosofi raccolta nel 64. At last we meet in person. Adam, the triple spy for the philosophers. So you're Ocelot. You say you're here to meet me? That's right. We confirmed that Metal Gear entered launch mode. The first wave of nukes should arrive here within 30 minutes. I'm aware of that. I'm heading for the shelter as soon as I can. But I can't leave these documents here. Documents? Related to the philosophers? Yes. A list of members, along with data, locations of portions of the legacy stashed around the world. So long as we have these, even if the United States does perish in an atomic storm, the philosophers will be born again. Splendid. That's exactly what I wanted to hear. Perché Ocelot sembra un babbuino qui? Ocelot elimina la scorta del direttore rivelando i veri piani dell'organizzazione alla quale ora appartiene.
distruggere i filosofi e sostituirli con una nuova forma di leadership secondo le volontà dell'ultima patriota, ovvero The Boss, che non è più qui per smentire, ahimè. Ocelot ha già recuperato nei 6 anni trascorsi la metà dell'eredità rimasta in mano al KGB ed è ipotizzabile che alcuni di quei soldi avessero fatto parte dei finanziamenti che permisero a Jean di mettere in atto la fondazione di Army 7. Da tempo il Pentagono cercava gli uomini responsabili del ritrovamento dell'altra metà e Cunningham venne istruito a usare questa scusa per rendere la farsa ai danni di Snake e Jean più credibile, mentre egli in realtà non doveva fare altro che mantenere la copertura e tenere d'occhio Big Boss fino al momento in cui Jean non sarebbe stato obbligato a lanciare davvero il Raja. Sotto gli occhi del Pentagono, ignaro, l'organizzazione di Ocelot ha potuto esporre i dati della metà americana dell'eredità dei filosofi e rubarli al governo, così da unire finalmente la cifra astronomica. 100 miliardi di dollari in mano a un gruppo di golpisti che ora tengono i filosofi per la collottola. Si è appena aperto un mondo di infinite possibilità. Big Boss torna a casa sincerandosi delle condizioni di Campbell. Frank, il soldato perfetto Null, è in cura presso un istituto. Le sue condizioni fisiche e mentali non lasciano spazio a molto ottimismo. Nessuno sa se potrà mai riprendersi e condurre una vita normale. Sigint, paramedic e Major Zero, sollevati dalle accuse, ritrovano Snake. Viste le reali intenzioni di Jean e il suo intervento tempestivo per impedire il bombardamento del Pentagono, il governo degli Stati Uniti ha deciso di redimere Big Boss, usandolo, come al solito, allo stesso tempo come copertura per le vere intenzioni dei filosofi. Verrà fatta passare la notizia che Snake era stato mandato in Colombia in missione ufficiale, compito che ha svolto in modo encomiabile. Can't say I blame them. After all, how do you share the news that the US homeland was facing nuclear attack? Don't beat yourself up over this, Snake. You did your country a great service. You deserve that medal. No one knows that better than you and I. Yeah. So what'll you do now, Snake? I don't know, but I've realized something. What's that? I'm not living unless I'm in battle, so I have to find my own reason to fight. I have to pass on what's been handed down to me. Take care, Snake. We'll meet again someday. Poco più avanti, gli Stati Uniti accordano a John il comando di una nuova unità di infiltrazione volta a sostituire la Fox nelle operazioni della CIA, la Foxhound. Un premio che costringe il contrariato, pluritradito Big Boss a servire ancora una volta al paese che richiese The Boss come tributo di sangue. Le ultime parole di Jean, sempre più assordanti, risuonano nella sua mente. Cosa ne farà dei soldi donatigli dal comandante della Fox? Anzi, soprattutto, cosa ne farà della sua vita? La scena finale di Porta Bolops è assegnata per la seconda volta consecutiva, la terza in totale, a Ocelot, di nuovo sotto forma di telefonata. Scopre l'identità dell'uomo che gli ha fornito tutte le informazioni necessarie per organizzare la ribellione di Jean. Nonostante qualche deragliamento, il piano è andato come previsto, e ora i due sono entrati in possesso delle coordinate dell'eredità dei filosofi, nonché dell'identità di tutti i filosofi americani. Avrebbero dovuto prevedere che Jean avrebbe avuto il coraggio di sganciare sul serio le testate nucleari sul suolo degli Stati Uniti, ma infatti il loro amico Snake, rifiutando l'uscita sicura offerta da Cunningham, si è dimostrato fedele e prevedibile fino all'ultimo. Ocelot non è felice di essere stato per la prima volta nella sua vita una pedina in uno schema ben più ampio e a lui ignoto, e giura alla mente dietro San Geronimo che questa è stata l'ultima volta e non gli fornirà mai più assistenza a meno che non verrà trattato come un socio alla pari. Il giovane ha un'ulteriore richiesta, parteciperà all'ambizioso progetto dell'uomo a patto che anche John, Big Boss, abbia la possibilità di farne parte equamente. Affare fatto, risponde Major Zero, l'uomo con lo stesso nome in codice di Null, cioè nulla, zero, dall'altro capo dell'apparecchio. Ecco il vero grande manipolatore dietro le quinte, il responsabile dell'unità Fox per le cui azioni infatti era stato incarcerato a inizio gioco. Era stato tutto previsto. Nel momento in cui gli Stati Uniti organizzarono il finto furto del Metal Gear Raja per minacciare la Russia, rischiosissima conseguenza della lotta interna tra elementi della setta del Pentagono e l'altra infiltrata nella CIA, Zero offrì tramite Ocelot tutti i mezzi a Jean per coltivare il sogno di tradire entrambi a favore della fondazione di Army 7. In realtà l'uomo avrebbe soltanto dovuto spaventare Langley, facendo sì che il direttore della CIA fosse rintracciabile ed eliminabile senza destare troppi sospetti.
Con la complicità di Snake, ignaro di tutto ciò, Zero ha tradito in un sol colpo tutti i filosofi e ha posto le basi per il dominio sul mondo intero. Ha il denaro, i contatti, la segretezza e un vuoto di potere che aspetta solo di essere colmato. Zero ha già in mente i collaboratori che lo affiancheranno nell'impresa: Sigint, Paramedic, Ocelot e, grazie a quest'ultimo, Snake. Insieme cancelleranno la supremazia disordinata dei filosofi per sostituirla con coloro che porteranno avanti la volontà ultima del più grande soldato mai esistito, The Boss, la nascita di un mondo unico e senza confini. Ma chi può dire di aver compreso sul serio le parole che la donna pronunciò poco prima di morire per la missione assegnatale? È una rivoluzione nascosta che non si può più interrompere. Questa è la nascita dei Patriots. Snake. Oh, Snake. Everything is clear now. The futures we saw were one and the same. Snake, you will destroy Metal Gear. And you will create a new Metal Gear in its place. Your children, les enfants terribles. Snake, your son will bring the world to ruin. Your son will save the world.